Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera! Conigli Finanziari ha lanciato un nuovo prodotto: imparare a investire in criptovalute in modo semplice, sicuro, tranquillo. Abbiamo 251 copie e con il codice NADI avete il 10% di sconto su tutti i prodotti. Conigli Finanziari, il link nel primo commento. È chiuso, si chiude. Si chiude il calciomercato. L'ultimo colpo in uscita è Pasquale Zaccaria. E qua io mi interrogo su il perché Pasquale Zaccaria è stato acquistato. Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. In tempo, in 6 mesi, e lo hanno subito sbolognato da un'altra parte. Quindi papà, io ti chiudo fuori perché Pasquale Zaccaria è andato via, quindi niente, non... cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Non l'avrei fatto, io non l'avrei fatto, anche perché Pogba, ancora a livello di garanzie fisiche, ancora non me ne dà. Hanno tenuto Fagioli, meno male, almeno hanno tenuto Fagioli, meno male, almeno fino a gennaio ancora Fagioli nostro. E speriamo che come Miretti abbia la possibilità di esprimersi e di mettersi in mostra, perché soltanto facendolo giocare può dimostrare il proprio valore. Zaccaria, quel giocatore figo, sì, forse Zaccaria anche lui era uno che aveva problemi fisici, anche lui, ma chi non ne ha la Juventus? Anche lui, però ripeto, un po' mi dispiace perché a livello fisico 1,91 m, anche mi ricordo ancora i titoli di tutti noi quando è arrivato, finalmente il giocatore cost to cost, il giocatore che ci mancava, il giocatore fisico, il nuovo Pogba con le sue leve ci ricorda, con le sue gambe ci ricorda il polpo, venduto nell'arco di 6 mesi. Terzino sinistro non è arrivato, ma ripeto, il terzino sinistro secondo me gira piano piano la ruota, sempre all'indietro, sarà Kostic. Io questo ho una fissa, ho un presentimento, che secondo me, ripeto, gira, 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 Kostic andrà a finire in quella sezione di campo. Come vi dicevo prima, ripeto, è arrivato Fagioli, è arrivato. E quindi il voto a questo mercato è un voto, diciamo, sospeso in aria. Perché se la Venus mi avesse acquistato al posto di Pogba Milinkovic-Savic, avrei dato sicuramente un 8 in pagella. Gliel'avrei dato tranquillamente con un Milinkovic-Savic. Ma con un Pogba, perché ripeto, è questo il perno, il dove gira tutto il calciomercato. Poi ci sono i Kostić, poi ci sono i Milik, che tra l'altro, Milik, apro e chiudo una parentesi, il gol che ha fatto ieri mi ha fatto innamorare di questo giocatore. L'avevo giudicato male, l'avevo giudicato. Non è che l'avevo giudicato, ho paura. Lo sapete, no? Io ho paura per le condizioni fisiche. Poi il giocatore non si discute. Però ho paura di questi menischi, di queste situazioni che poi alle meno, se sapete come si infortunano tutti. Quindi già tu ti presenti con due menischi. Però, ripeto, questa giocata, questa mi ha fatto innamorare anche di Milik. Cioè, e io ti porgo la mano, una mano di scuse, se magari ho pensato in negativo. Ti porgo le mie più sincere scuse. E veramente questa sua movenza nel fare questo gol mi ha ricordato veramente un grande attaccante. Quindi io veramente sono entusiasta, entusiasta veramente di questo gol, e mi dà fiducia. Ripeto, Pogba è quello che doveva illuminare tutto il cinema. Paredes, io ancora Paredes, ragazzi, io non ho mai visto Paredes fare spettacolo alla Paris Saint-Germain. Quindi lo devo valutare, non, e quindi anche qui c'è un punto interrogativo. Non mi ricordo un parere se trascinatore, quindi che cosa vi devo dire? Un punto interrogativo. Idem Kostić, Kostić è un giocatore che duttile, che può fare secondo me, e farà secondo me, terzino. Per il resto, ragazzi,
Gatti è un giovane talentuoso, anche lui dovrebbe essere valutato. Ma ripeto, con un minimo di savici avrei dato tutto. Ora il mio voto è un voto di sufficienza, perché la sufficienza la raggiunge, per l'amor del cielo, la sufficienza la raggiunge. Ma è una sufficienza, diciamo, con un punto interrogativo, che si può trasformare in qualcosa di meraviglioso, ma che si può trasformare anche in qualcosa di pessimo. Ripeto, è questo. Io ripeto, io tutto avevo dato io tutto il mio giudizio su un vero centrocampista. E Pogba per ora non mi dà nessun tipo di garanzia. Non me le dà, non me le dà. Lo stesso Di Maria, con un anno di mondiale, con un anno, non riesco io ancora a valutare questa situazione. Tutto là. Comunque, calciomercato chiuso, e adesso testa al campionato, testa alla Fiorentina, testa al Paris Saint-Germain, e speriamo che chi sta in panchina ritrovi il lume del gioco, perché non si può soltanto vincere con i colpi del singolo. E ripeto, ieri abbiamo fatto entrare Di Maria per cercare di vincere con lo Spezia. Qualcuno mi dice che quando Dybala segna le piccole, e soltanto, sono soltanto piccole, ma lasciamo perdere, perché poi divento pesante, ma si scengazzare fino alla fine, forza giù.